spunto dalla realtà della cronaca, il calendario della polizia targato 2011. Un lavoro eseguito dai ragazzi, usato come lente di ingrandimento per entrare nel loro mondo. È interessante capire come loro ci vedono. Noi abbiamo dato solo un tema, gli abbiamo detto come vedete la polizia. Loro hanno sviluppato questo tema su 12 scatti. Federico Moccia, il Virgilio del mondo giovanile. Sul palco a fare gli onori di casa, insieme con lui, il ministro dell'interno Maroni e il capo della polizia Manganelli. Un po' divertiti e un po' perplessi, dalla platea in divisa, metà con i gradi e metà con i jeans e scarpe da tennis, interessati comunque al risultato finale. I nostri nomi vanno sul calendario della polizia, è una cosa importante per me. Credi che lo userai come per il tuo curriculum? Al primo posto del curriculum. Sono ragazzi di 18 anni o quasi dell'Istituto Roberto Rossellini di Roma. Macchina fotografica e macchina da presa saranno il loro futuro. Cioè, vorremmo fare, no? Tipo un avvenimento reale, ad esempio la cattura di un delinquente. Le cose che ho vissuto della polizia, cioè nel senso, non sono state molto positive. Quindi quando penso alla polizia penso... Non sempre è una cosa positiva. Se noi facciamo una scena, le espressioni vengono reali. E poi è figa. È stato un salto senza rete, questo è stato il grande coraggio di questa istituzione, perché non avevamo un piano B. Il piano A ha funzionato. 2 mesi fa la proposta ai ragazzi di farsi un calendario tutto da soli è stata presentata come un'opportunità. 12 scatti, 12 per raccontare la vita vera della società civile. In quale scatto ti riconosci maggiormente? È quello che ho fatto, quello dello stupro. In quello dello stadio, perché sono stato io a fotografare, a fare quella foto. Quindi. Bella così, vai, complimenti! C'è la pubblicità.